che io ho vissuto in prima persona fin dal primo giorno dell'istituzione del Dipartimento al quale ho fatto parte come chirurgo vascolare. E quindi come hanno anticipato i miei colleghi, abbiamo veramente cominciato in condizioni quasi disperate, con attrezzature a volte fatiscenti. Poi negli anni però, in questi ultimi 15 anni, si è sentita sempre di più la necessità di costruire una sala ibrida. Una sala ibrida perché costruire una sala ibrida? Perché c'era il bisogno di mettere sempre più al centro della scena il paziente ed avere all'interno di una sala operatoria chirurgica la disponibilità di utilizzare apparecchiature angiografiche ed anche TAC, sia dal punto di vista diagnostico che interventistico endovascolare. E non è un caso che i primi ad avere questa intenzione siamo stati noi chirurghi vascolari, ma non perché siamo più intelligenti degli altri, perché abbiamo avuto la necessità di poter trattare il paziente sia con procedure aperte sia con procedure mini-invasive endovascolari, e quindi avevamo la necessità di avere una gioia operatoria. Nonostante queste grosse necessità sentite da prima dai chirurghi vascolari, ma vedremo che sono state sentite poi anche dagli altri specialisti, la situazione delle sale ibride in Italia è ancora un pochino drammatica, perché soltanto il 20% delle sale delle chirurgie vascolari possono disporre di una sala ibrida, e questo perché costano parecchio. Che cos'è una sala ibrida? Una sala ibrida è una sala dove sono presenti operativi allo stesso tempo tutti i vari sistemi che possono servire una sala operatoria tradizionale. Queste sono immagini riferite alla nostra sala ibrida. Una attrezzatura angiografica per procedure endovascolari e ovviamente uno spazio anestesiologico di alto livello, perché ovviamente quando si mescola una sala operatoria tradizionale con la nuova tecnologia sorgono certamente altri problemi, anche in termini di materiali, di percorsi che sono ben definiti, con sempre il paziente al centro della scena e tutto il team che ruota intorno ad esso. Questo non è un dettaglio da poco, lo vedremo poi in seguito anche per altre specialistiche. Il più grande vantaggio della sala operatoria ibrida è quello di fornire sicuramente un trattamento migliore possibile al paziente vascolare. E alla base di questo, fin dalla prima volta che è stata utilizzata la sala ibrida, c'è stata subito la necessità di una stretta collaborazione tra coloro che utilizzavano questa tecnologia. E in questo caso, chirurgo vascolare, radiologo interventista ed anestesista. Questo che voglio dire è che l'equipe che lavora in una sala ibrida deve avere una buona conoscenza, tutti, deve avere una buona conoscenza dei materiali, dei loro limiti, dei vari percorsi nel trattamento. La logistica organizzativa deve essere conosciuta da tutti i componenti che calpestano la sala ibrida, e la gestione delle problematiche in corso di procedure, perché sono problematiche nuove rispetto a quelle che abbiamo sempre affrontato in una sala operatoria con chirurgia aperta solamente. I punti di forza, intanto in una sala ibrida abbiamo una qualità delle immagini superlativa. La nostra è una sala con immagini a 4K. C'è una notevole sicurezza nelle conversioni, perché il paziente può essere convertito all'istante e lì non si deve spostare, può essere fatto tutto e subito. C'è una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia da parte del paziente sia da parte degli operatori, e questo non è un elemento di poco conto. Minor utilizzo di mezzo di contrasto quando si fanno le procedure endovascolari, e quindi una maggiore tollerabilità da parte del paziente. Questo come è possibile averlo? Con la tecnologia Fusion. La tecnologia Fusion è costituita dal fatto che possiamo, durante la procedura endovascolare o chirurgica, utilizzare le immagini TAC come, diciamo, navigazione,
e le procedure angiografiche in tempo reale può essere effettuata sulle immagini TAC in 3D che sono proiettate sul grosso schermo in 4K, quindi con una massima precisione nell'impianto della protesi rispetto al passato, come ha fatto vedere il collega cardiochirurgo, apparecchi veramente fatiscenti rispetto a quelli che adesso abbiamo a disposizione. Non solo questo, ma al termine della procedura possiamo fare un controllo sia TAC sia angiografico in sala operatoria ed è possibile quindi correggere eventuali imperfezioni o difetti che erano stati fatti durante la procedura stessa, perché questo è anche possibile. Tutto questo naturalmente riduce la possibilità di complicanze. Tutto perfetto? Beh, diciamo che ancora è perfettibile, perché quali sono le criticità? È ovvio che trovandosi di fronte ad un nuovo ambiente di lavoro dove è multiscopo l'attività e ci sono più specialisti che agiscono all'interno del lavoro, della sala, tutti gli operatori devono avere un corretto approccio culturale, quindi ci vuole un po' una rivoluzione culturale da parte di tutto il personale che utilizza la sala ibrida. Vediamo alcuni esempi per capire meglio l'importanza della sala. Vedete questo voluminoso aneurisma della aorta addominale sottorenale coinvolgente tutte e due le iliache, e avevamo la necessità di dover rivascolarizzare almeno un'ipogastrica per garantire sangue al piccolo bacino. Abbiamo proceduto per via endovascolare, prima embolizzando l'ipogastrica destra, quindi sacrificandola, poi l'ipogastrica sinistra salvata attraverso l'interposizione di una protesi branch fabbricata ad hoc, e in questo dobbiamo dire che l'industria ci sta venendo molto incontro, proprio perché avendo la possibilità di poter utilizzare questi materiali ci stanno lavorando molto per fornircene di sempre migliori. E poi abbiamo posizionato l'endoprotesi. Come vedete dalla prima foto all'ultima, abbiamo ottenuto un ottimo risultato sia in termini funzionali e direi anche estetici, insomma. Vediamo quest'altro caso di ulcera penetrante dell'arco aortico, paziente giunto in urgenza, tutti quanti possiamo capire quanto questo caso possa essere complesso, insomma il paziente veramente scioccato, con il mezzo di contrasto che si espandeva di sotto lungo tutto il tratto dell'aorta toracica discendente. Abbiamo utilizzato in questo caso una protesi riposizionabile ed orientabile di ultimissima generazione, fabbricata nella fattispecie dalla Core, ma appunto ci sono molte industrie che stanno dietro a questa nostra attività, e posizionando la protesi, come vediamo in questa immagine angiografica, abbiamo avuto un ottimo risultato con il paziente che è uscito dopo pochi giorni. Immaginiamo che in altri tempi questo paziente doveva essere sottoposto a sternotomia in urgenza, ricostruzione dell'arco, con una morbidità e direi mortalità elevatissima. Questo è un altro bel caso, sono tutti casi di nostra osservazione, vorrei precisare. È un altro bel caso di voluminoso aneurisma dell'aorta toraco-addominale che partiva dopo l'origine della subclavia di sinistra, coinvolgeva tutto il tratto toraco-addominale e anche l'aorta addominale sottorenale, quindi praticamente da dopo l'arco aortico fino alla biforcazione iliaca era un aneurisma, era tutto un aneurisma. Abbiamo proceduto in tre tempi. In un primo tempo abbiamo fatto un intervento in mini laparotomia open di bypass aorta-aortico, l'unica immagine a colori, potete capire che è quella chirurgica. Poi dopo un mese, adesso non ricordo precisamente il timing, dopo un mese circa è stato posizionato una protesi toracica, una protesi toracica dopo l'origine della subclavia, che ci ha fatto da supporto per posizionare poi una protesi toraco-addominale con le diramazioni per i vari vasi, tripode, mesenterica e renali,
avendo un risultato finale decisamente eccellente, con il paziente che ne è uscito dopo pochi giorni. Tengo a precisare che in altri tempi questo era l'intervento che facevamo. Questa è un'immagine nostra di repertorio di qualche anno fa, un paziente che abbiamo trattato con accesso toraco freno laparotomico, cioè aperto il torace e tutto l'addome, e ricostruita tutta la aorta a mano, ovviamente, rivascolarizzando il tripode mesenterico e renali a cielo aperto. È chiaro che la mortalità in questo caso è elevatissima, quindi la differenza è notevolissima. Quindi questa nuova tecnologia ci ha consentito, questa è la nostra sala di bilancio, è stato proprio orgoglioso, perché per 10 anni abbiamo combattuto contro la burocrazia per averla, e grazie alle ultime amministrazioni siamo riusciti a costruirla, e c'è tutta la fatica dietro anche dei miei collaboratori. Quindi questa crescita della tecnologia ibrida ha portato a cosa? Alla condivisione di patologie cardiovascolari tra diverse discipline specialistiche, e quindi allo sviluppo di nuovi gruppi, di nuove figure, che sono dei team multidisciplinari. Sto cercando di andare di fretta. Vediamo questo caso molto bello che abbiamo fatto con Valentino, un grosso ematoma intramurale della aorta ascendente. Dissezione di tipo 1 o dissezione tipo B retrograda? Questo era un po' il dubbio. In ogni caso questo ce ne fregava poco, perché la soluzione prevedeva una strada sola. Abbiamo fatto un planning insieme ai cardiochirurghi e abbiamo deciso di operare insieme in sala ibrida. Il cardiochirurgo, nella specifica figura del dottor Borghetti, ha eseguito la sostituzione dell'arco aortico, la sostituzione dell'aorta ascendente e dell'arco aortico, provvedendo alla rivascolarizzazione del tronco anonimo e della succlavia di sinistra. Noi chirurghi vascolari, poi, sempre nella stessa sede, per via endovascolare con accesso inguinale, abbiamo posizionato l'endoprotesi su uno spazio che ad hoc ci aveva lasciato Borghetti per poter attaccarci prossimamente con la protesi stessa. E poi abbiamo confezionato un bypass carotido succlavio, sia per rivascolarizzare l'arco sinistro, sia per dare un po' più di sangue al midollo, visto l'ampia copertura dell'aorta. E anche la dissezione B, che vedevamo nella seconda fotografia molto evidente, poi è stata corretta con il paziente che è andato a casa con le sue gambe.